Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto al sindaco Gori, come diceva prima, per la continuità. È il terzo anno che questa iniziativa vede presenti le scuole, perché tutto parte dalla scuola, quindi grazie all'amministrazione comunale di Bergamo, grazie all'assessore Poli, all'ufficio scolastico provinciale di Bergamo, a tutti coloro che hanno organizzato questo evento e che, da quanto ci ha annunciato il sindaco, verrà anche l'anno prossimo svolto, realizzato, portando dei dati di sviluppo dell'innovazione digitale all'interno delle scuole. È un momento importante perché è un momento di riflessione, di confronto, di studio, di esame, di critiche, perché soltanto dall'esame dei punti di debolezza possiamo poi avere un feedback per migliorare, per sviluppare, per riempire quei vuoti. Dai vari soggetti istituzionali che hanno parlato abbiamo potuto capire quanto la scuola, innanzitutto l'istruzione, sia il fine principale del nostro Paese. Non dimentichiamo che la stessa Costituzione mette l'istruzione tra i principali fini di uno Stato. La cultura consente a voi studenti, con l'aiuto dei docenti, dei dirigenti scolastici, consente a voi studenti di costruire progetti di vita liberi, sani, consapevoli e soprattutto anche, in un mondo in continua evoluzione pervaso dal digitale, la cultura digitale. Ecco, eventi come questi consentono di promuovere l'eccellenza e il protagonismo delle scuole nell'insegnamento e nell'apprendimento, nella didattica digitale. Uno dei punti negativi di cui hanno parlato un po' tutti, sia Attias che Gori, che Quintarelli, che Graziani, è la formazione, un versante su cui la nostra amministrazione deve investire maggiormente. Nel monitoraggio che ho effettuato 2 mesi fa presso tutte le scuole della Lombardia, questo dato emergerà in maniera molto molto forte per quanto riguarda la formazione. Il dottor Quintarelli ha detto che in Italia, in tutta Italia, abbiamo 28.000 docenti volontari sul digitale. Pensate che solo in Lombardia abbiamo quasi 100.000 docenti, solo in Lombardia. E ascoltare quanto esiguo sia il numero dei docenti che praticano, che lavorano sul digitale, è un attimo sconfortante. Sicuramente l'amministrazione dovrà investire maggiormente su questo campo. Comunque, nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale, recentemente in Lombardia è stata individuata la scuola che rappresenterà tutta la Lombardia, a Roma al Ministero, per nominare il vincitore fra tutte le scuole del Piano Nazionale Scuola Digitale. Un applauso, non so se oggi sia qui presente, l'Istituto Facchinetti di Castellanza, che rappresenterà tutte le scuole della Lombardia nella materia del digitale. Ragazzi, si è parlato di cittadinanza digitale. Che cos'è la cittadinanza digitale? Attias ai figli che sono soggetti a una formazione. Innanzitutto, cos'è la cittadinanza consapevole? Cosa vuol dire essere cittadini? Avere diritti e doveri nella partecipazione alla società. E quindi cittadinanza digitale, spiegato nel modo più sintetico, è la partecipazione online alla società. Partecipare a tutti i servizi, avere le informazioni online nella trasparenza per garantire anche la non corruzione. Sicuramente digitale e scuola sono due parole, il digitale infatti, che vengono coniugate insieme sempre più spesso. Ok? L'ambito in cui la digitalizzazione della scuola merita particolare attenzione e richiede continua verifica è senz'altro quello della didattica, il cuore del lavoro, dell'azione quotidiana di tutti i docenti. Cuore che da sempre mette la dottoressa Dianora Bardi, che ringrazio in particolare per la passione, la competenza e la professionalità con cui segue sempre questo settore, per le riflessioni che ci porta per lo sviluppo di una didattica digitale. L'ambito in cui la digitalizzazione merita attenzione, come dicevo, è quello della didattica. Che il digitale e i nuovi modelli di apprendimento siano mai parte integrante del fare scuola è una certezza alla luce delle esperienze del Piano Nazionale Scuola Digitale. Considerato l'uso intensivo nella pratica didattica delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione diventa necessario chiedersi quale sia l'effettivo impatto che le tecnologie hanno sull'apprendimento e quali strategie si debbano promuovere per responsabilizzare i ragazzi nell'uso del digitale. Considerato che voi ragazzi abitate oramai mondi tecnologicamente avanzati, siete dotati di un pensiero multitasking caratterizzato da una forte tensione alla socialità, alla condivisione, le strategie più efficaci per consentire a questa generazione di raggiungere il pieno successo formativo sono quelle che stimolano la formulazione di ipotesi, l'apprendimento per scoperta, l'autoapprendimento, la costruzione di progetti e di prodotti in equip. Per questo motivo è necessaria una didattica per competenze che richiede un mutamento radicale nell'agire didattico degli insegnanti al fine di promuovere in voi studenti delle forme mentis flessibili, critiche, capaci di far interagire i saperi, di operare in situazioni e in contesti di lavoro diversi. Pur salvaguardando, per carità, il valore della lezione frontale come momento di incontro con la figura del docente, occorre dare sempre più spazio alle metodologie della laboratorialità, del cooperativismo e della transmedialità. Vedo che con le slide ci sono un attimo di problemi, ok, mi spiace perché fra un po' rappresenterò i dati del monitoraggio della scuola in Lombardia per quanto riguarda la digitalizzazione. Fra le metodologie che hanno consentito agli studenti di sperimentare un ruolo attivo nel processo di apprendimento, ricordiamo la cooperative learning, il flipped classroom e lo space learning, tutte strategie didattiche con le quali si ribaltano i modi, i tempi, i luoghi della didattica e dello studio, come conosce bene Dianora Bardi. Il problem solving, il debate, lo storytelling invece sono considerate efficaci ai fini dell'apprendimento perché pongono sullo stesso piano il linguaggio quotidiano e il linguaggio proprio delle discipline, perché insegnano a gestire situazioni inaspettate e a smontare alcuni paradigmi tradizionali. Guardando alle tante sperimentazioni in atto, possiamo certo affermare, nonostante i punti critici che coloro che mi hanno preceduto hanno evidenziato finora, si può affermare che il livello raggiunto dalle scuole in generale, ma da quelle lombarde in particolare, è molto avanzato sul fronte dell'innovazione didattica. Vediamo ora, o perlomeno sentite, perché non so se si riesca a vedere quale sia lo stato dell'arte della digitalizzazione scolastica nelle scuole della Lombardia. Il mio ufficio ha effettuato un monitoraggio nel 2018 in tutte le scuole lombarde ed emergono i dati che adesso vi rappresento, comparati con un monitoraggio svolto 2 anni fa nel 2016. L'indagine è stata condotta sia sulle scuole statali che sulle scuole paritarie. Delle 1.142 scuole statali della Lombardia hanno risposto al monitoraggio 997 scuole, pari all'87%. Per quanto riguarda invece le paritarie, che in Lombardia, pensate, sono circa 2.600, hanno dato riscontro il 20% del totale. La slide numero 9, ok. Eccoci qui. In primo luogo è da rilevare che molte scuole si sono dotate negli ultimi 2 anni di connessione con banda larga. Attualmente infatti hanno la connessione il 42% delle scuole statali e il 35% di quelle paritarie. Per quanto riguarda le scuole statali, per cui abbiamo dati di raffronto rispetto al 2016, l'incremento è stato del 12% in 2 anni. Anche sul fronte della dotazione di spazi e ambienti digitali, il confronto con i dati del 2016 mostra un incremento dell'innovazione tecnologica delle scuole della Lombardia pari all'8%. Nello specifico,
Nello specifico, il dato più significativo è quello relativo alle aule aumentate, di cui sono dotati nel corrente anno scolastico il 58% degli istituti statali rispetto al 45% di 2 anni fa. Molte scuole inoltre hanno laboratori multimediali fissi e mobili e spazi alternativi. Vedete nella colonna Altro. Anche per le paritarie il livello di innovazione tecnologica è stato significativo, perché ben il 55% delle scuole che ha partecipato al monitoraggio ha dichiarato di possedere laboratori multimediali. I progressi compiuti sul fronte del processo di innovazione digitale sono stati possibili grazie ovviamente a fonti di finanziamento, a volte utilizzate congiuntamente dal singolo istituto scolastico. Per le scuole paritarie ovviamente si è trattato prevalentemente di fondi di privati, mentre per le scuole statali il passaggio alla banda larga è stato realizzato grazie ai fondi del piano operativo nazionale il 60% e quelli del PNSD il 23%. Resta rilevante comunque il contributo dato ad altri fondi, lo vedete nella colonna alto, la percentuale, tra i quali ritroviamo i finanziamenti degli enti locali, delle associazioni, delle fondazioni, donazioni, utilizzo di fondi di finanziamento del MIUR, contributo di genitori o di altri sostenitori della scuola. Questi finanziamenti, dei quali hanno fruito il 68% delle scuole, si sono aggiunti a quelli dei PON e del Piano Nazionale Scuola Digitale. Particolarmente significativo rispetto al 2016 è l'incremento nell'utilizzo di strumenti digitali applicativi o per la comunicazione. No? Il 100% delle scuole è dotato di un sito web, con un incremento del 4% rispetto alla rilevazione di 2 anni fa. Più del 90% delle scuole utilizza strumenti informativi per le comunicazioni scuola-famiglia, il 18% in aumento rispetto a 2 anni fa utilizza il registro elettronico di classe, il 15% il registro elettronico del docente. È interessante rilevare come il processo di dematerializzazione, di digitalizzazione, coinvolga anche le procedure delle segreterie scolastiche, che in aggiunta agli applicativi per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale già in uso da tempo, hanno incrementato l'utilizzo della protocollazione informatica, il 23% in aumento rispetto a 2 anni fa. Anche l'archiviazione e la conservazione digitale dei documenti, abbiamo un aumento del 46%. Quindi l'incremento della digitalizzazione in termini percentuali è molto rilevante, con un range compreso tra il 20 e il 50% rispetto a 2 anni fa. È ovvio che un progresso così rilevante non avrebbe potuto essere realizzato senza dedicare molta attenzione alla formazione del personale, qui il punto critico di cui tutti parlano, con particolare riferimento al corpo docente. Per quanto riguarda le scuole statali, molti istituti, circa il 48% di quelli che hanno risposto al monitoraggio, la formazione è stata erogata a un numero ridotto di docenti, lì dove vedete figure significative. Costoro hanno poi svolto la funzione di traino dell'intera comunità educante. Si pensi agli animatori digitali, ai docenti con funzioni strumentali o altre figure di sistema significative nell'organizzazione scolastica. Nel 38% delle scuole, invece, la formazione sui temi della didattica digitale ha interessato circa la metà dei docenti. Nel 12% delle scuole, quindi un numero molto molto esiguo, sono stati formati quasi tutti gli insegnanti e soltanto nel 2% delle istituzioni scolastiche la formazione è stata estesa a tutti i docenti. Quindi con Dianora dobbiamo fermarci e riflettere sul perché così pochi docenti siano interessati ad essere formati sul digitale, perché altrimenti
forti sviluppi su questo settore, sulla cittadinanza digitale, non li potremo mai avere. Per cui io mi rivolgo a tutti voi che siete qui, docenti, dirigenti scolastici, pervenuti anche da altre parti d'Italia, perché siate da traino e diate una motivazione allo sviluppo della competenza digitale. Anche le scuole paritarie hanno dato una particolare attenzione alla formazione dei docenti. Ulteriori elementi confermano poi il trend positivo, il coinvolgimento delle scuole della Lombardia nella innovazione digitale. Basti pensare che quasi la metà delle scuole, il 43%, ha partecipato negli ultimi mesi a concorsi o eventi con focus sulle nuove potenzialità tecnologiche. L'83% delle scuole ha già programmato per l'anno scolastico che è appena iniziato nuovi percorsi di formazione dei docenti in tema di didattica innovativa, e questo è un dato confortante. Sicuramente l'introduzione e l'uso delle tecnologie hanno avuto positive ricadute sull'apprendimento, introducendo nella pratica didattica nuovi metodi di acquisizione dei saperi, ma il percorso non possiamo considerarlo compiuto. La sfida che oggi ci viene posta, e che è un'ulteriore tappa di questo percorso di innovazione, è relativa alla responsabilizzazione di voi studenti nell'uso delle tecnologie e alla definizione di un curriculum di cittadinanza digitale. È molto importante soffermarci anche sulla responsabilizzazione degli studenti sull'uso delle tecnologie. Perché ciò sia possibile, è necessario che tutte le componenti scolastiche possiedano elementi di autotutela, è necessario che maturino comportamenti d'uso consapevoli e corretti per poter poi promuovere autonomia, capacità dell'uso dei dispositivi, dell'uso di internet in particolare, per non assistere a tanti casi drammatici che, ahimè, tutti conosciamo. È necessario educare a reagire ai pericoli della rete. Quelle digitali sono senz'altro competenze indispensabili per stare con consapevolezza e positività nel mondo globale, per non subire i cambiamenti, ma è ineludibile che è necessario governarli e orientarli su prospettive utili per il Paese. E volevo concludere con una frase di William Pollard che recita così e che è molto significativa: l'apprendimento e l'innovazione vanno mano nella mano. L'arroganza del successo è di pensare che ciò che hai fatto ieri sarà sufficiente per il domani. Senz'altro non sarà così per lo sviluppo della cittadinanza digitale. Andiamo avanti. Grazie.